sono sonno che dagli un monte vieni. Abbiamo pensato a questo spettacolo sulla scorta di quello che una volta erano i cammini della transumanza, che i pastori attraversavano Alpi e Appennino verso il mare, verso luoghi e pascoli più sicuri e abbondanti, e durante questo viaggio si fermavano, si cantava, si ballava, si esercitava la bellezza dello stare insieme. E in queste situazioni c'era sempre la poesia, la musica che accompagnava il loro viaggio. E Dante era protagonista di questi racconti. Ai quanta dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspre e forte, che nel pensiero innova la paura. Credo, e quello che accade stasera, che è accaduto stasera con l'Orchestra Popolare di Ambrogio Sparagna, un po' me lo fa pensare. Il fatto che la poesia, la cultura, la musica, la bellezza siano veramente per tutti. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Quindi credo che questa modalità di mettere insieme l'alto col basso, il popolare con la poesia, il sacromonte con le periferie sia stato veramente un colpo bello, no? Un modo buono per far ripartire la città dopo questo lungo periodo di difficoltà. E devo dire che questo è un posto magico, proprio perché è in altezza, e quindi questa idea proprio di elevazione dell'animo, dello spirito, è ancora più nel contesto giusto, insomma, cantare questi versi di Dante. Amor, che nulla amato, amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancora non mi abbandona. Dante è uno dei poeti più narrati nella tradizione popolare. Per questo condanna Ulisse non per l'ardore per la conoscenza, che era anche il suo, ma per il consiglio fraudolento che dà ai suoi amici. E loro naufragheranno in poco tempo, mentre invece Dante farà un grande viaggio e un grande naufragio amoroso nella Rosa dei Beati. Fatti non fosse a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.